Risultato pesante, sì, io penso che l'arbitraggio oggi sia stato indecoroso secondo me, un rigore inesistente che comunque ha condizionato tutta la gara, anche se oggi devo dire che questo Carpisa non ha giocato bene, quindi ci assumiamo le nostre responsabilità perché sicuramente siamo riusciti a far meglio. Io sono molto amareggiata perché volevo conquistare questi 3 punti in casa che ci davano comunque la possibilità di rimanere ancorate al capo d'Orlando. Adesso la Fiorentina è a pari punti con noi e quindi non ci dobbiamo demoralizzare sicuramente, ma il mio stato d'animo in questo momento è a terra, però ci rialzeremo e combatteremo. Guarda che qua tutte le partite sono difficili, cioè dall'ultima in classifica alla prima, quindi dobbiamo lottare se vogliamo arrivare ad un obiettivo concreto contro tutte e con molta determinazione. Sì, sicuramente il Firenze ha vinto perché evidentemente avrà giocato meglio, il Carpisa oggi non è stato dei migliori in campo, però sicuramente ci rifaremo, spero, la prossima partita. Il rigore è molto contestato, tu eri vicina, c'era? No, secondo me non c'era perché è andata sul pallone netto, però la decisione dell'arbitro non si contesta. Purtroppo ci ha penalizzato ora, ci ha penalizzato contro il Perugia, un altro arbitraggio, però va bene, dai, ci rifaremo alla prossima.